O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
del suo popolo,
abitare la sterile nella sua casa. Quale madre gioiosa di figli, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Andate nella casa della regina e perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte. In mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. Egli ha messo pace nei tuoi confini e ti sazia con fior di frumento. Manda sulla terra la sua parola. Il suo messaggio corre veloce. Fa scendere la neve come lana, come polvere sparge la brina. Getta come briciole la grandine, di fronte al suo cielo chi resiste. Manda una sua parola ed ecco si scioglie. A soffiare il vento e scorrono le acque. Annunzia a Giacobbe la sua parola, le sue leggi e i suoi decreti a Israele. Così non ha fatto con nessun altro popolo, non ha manifestato ad altri i suoi precetti. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dio Padre ci ha donato il suo
sia Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per trovarci al suo cospetto santi e immacolati nell'amore. Ci ha predestinati a essere suoi figli adottivi per opera di Gesù secondo il bene placido del suo volere, a lode e gloria della sua grazia, che ci ha dato nel suo Figlio diletto. In Lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo la ricchezza della sua grazia. Dio l'ha abbondantemente riversata su di noi con ogni sapienza e intelligenza, poiché Egli ci ha fatto conoscere il mistero del suo volere. Il disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra, nella sua benevolenza lo aveva in Lui prestabilito per realizzarlo nella pienezza dei tempi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli, per tutto il tempo che l'erede è fanciullo, non è per nulla differente da uno schiavo, pur essendo padrone di tutto. Così anche noi, quando eravamo fanciulli, eravamo come schiavi degli elementi del mondo. Ma quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E che voi siete figli, ne è prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio che grida: Abba, Padre. Un santo frate, prima della sua conversione, aveva avuto a proposito di Santa Maria degli Angeli una visione ed essere riferita. Stava osservando innumerevoli uomini che con gli occhi dolorosamente spenti e la faccia rivolta al cielo erano inginocchiati attorno alla detta chiesa. Tutti, con voce di pianto e le mani protese in alto, gridavano a Dio, chiedendo luce e misericordia. Ed ecco, scese dal cielo uno splendore che, irradiandosi su tutti,
donò a ciascuno la luce e la salvezza desiderata. Il perdono di Assisi, cari fratelli e sorelle, si gioca tutto dentro e intorno questa piccola chiesa, quasi una casa, anzi una casa semplice, povera, sobria, che Francesco dovette riparare. Non si gioca tanto nella grande e intorno alla grande basilica, ma proprio intorno a questa casa piccola. Dio ci parla per segni e dunque per spiegarci il dono che gli ci fa con la cosiddetta indulgenza o il perdono di Assisi, dobbiamo stare attenti anche ai segni. E il segno della casa era nella missione di Francesco particolarmente importante, tanto che sta alla base del suo cammino. Quando gli parla il crocifisso di San Damiano all'inizio della sua missione, le parole sono appunto queste: Francesco, va e ripara la mia casa, che come vedi è tutta in rovina. E quando Francesco a un certo punto del suo cammino personale di fede e di santità, ma anche del suo cammino di fraternità, ormai intorno aveva un bel po' di fratelli, sente questo bisogno di chiedere al Signore la grazia speciale dell'indulgenza, la sente tutta quanta come concentrata in questa chiesetta. E perché mai? Questa chiesetta ha qualcosa da dire, proprio per il modo come è fatta, per quello che ha rappresentato nella vita di Francesco. Il Signore ci ha voluto dare, per questo grande dono, un segno così semplice da decifrare. Cosa c'è dentro questo segno di una piccola chiesa che oggi non riusciamo nemmeno a vedere perché deve essere proprio riparata? Sembra che sia questo l'anno in cui a maggior ragione valga la missione di Francesco del crocifisso di San Damiano. Va, ripara la mia casa. Siamo dentro impalcature, dentro strutture. Questa piccola chiesa deve essere riparata. Cosa c'è? Ci sono tre momenti in cui questa casa si esprime e il dono di Dio viene valorizzato, ha la sua efficacia nella misura in cui queste tre dimensioni della casa vengono messe insieme e ciascuno di noi le sente come appropriate alla sua vita. La prima dimensione che questa piccola casa ci ricorda è che la nostra vita stessa è una casa. Gesù lo dice nel Vangelo, quando a un certo punto fa una promessa importante, bella, che spiega il senso stesso dell'indulgenza. Dice: se uno mi ama, il Padre lo amerà e noi significa il Padre, io e lo Spirito Santo, verremo dentro di Lui e metteremo la nostra casa dentro di Lui. Che bello! L'indulgenza serve a fare della nostra vita, del nostro cuore, la casa
di Dio. Questa casa deve essere innanzitutto riparata da ciò che la condanna alla rovina, e dunque c'è bisogno di chiedere perdono al Signore anche attraverso il sacramento della riconciliazione dei nostri peccati. Ma dopo che abbiamo fatto questo c'è un di più, è il di più che abbiamo visto anche nella seconda lettura, in questa storia che un frate racconta, in questa visione che un frate racconta, una serie di persone, occhi spenti e cuore triste, invoca salvezza. E a un certo punto tutto si irradia, tutto diventa luce, tutto diventa radioso. È quello che il Signore vuol fare in ciascuno di noi. L'indulgenza è una grazia speciale perché la nostra vita diventi radiosa, una vita bella, una vita felice, e può esserlo nella misura in cui Dio ci abita ed è per noi tutto. Quando Dio diventa tutto nella nostra vita, noi riceviamo l'indulgenza. Il Signore ce la mette sempre a disposizione, ma l'indulgenza, questa grazia speciale, opera nella misura in cui ognuno di noi apre le porte della casa come questa luce che è stata accolta e dice: per me Dio è tutto, da questo momento in poi voglio vivere così. C'è una seconda dimensione, ed è la dimensione fraterna. Qui in questa casa Francesco pregava, e come, chissà quante estasi ha avuto, la sentiva tanto piena di mistero da dire ai frati: mi raccomando, non la abbandonate mai, questa casa è piena di santità. Ma oltre alla santità di Dio, questa casa fungeva anche da laboratorio della fraternità. Quanto è piccola! Ci va dentro appena appena una famiglia di frati, è una famiglia nostra. E questo perché al Signore sta a cuore farci felici anche attraverso la costruzione di una casa che sia la casa nostra, cioè di fratelli e di sorelle che si ritrovano insieme perché hanno capito che Dio non soltanto vuole stare dentro il nostro cuore, ma anche in mezzo a noi. Ed è Lui stesso che lo dice, quando dice: dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sto in mezzo a loro. Sapete, la nostra chiesa di Assisi, adesso legata anche a fil doppio alla chiesa di Foligno, proprio recentemente si è data un programma pastorale che si intitola così: Progetto Casa Felice. Come rendere felici le nostre case? È questo il cammino che Gesù ci indica, è questa l'indulgenza che Egli ci fa se noi l'accogliamo. Dobbiamo diventare capaci di rapporti dentro le nostre case e tra le nostre case che siano davvero improntati ad accoglienza, ad amore, a fiducia reciproca. Andiamo verso una società, anzi non ci andiamo, ci stiamo già fino in fondo, dentro una società in cui i nostri rapporti sono frantumati. E può succedere quello che una volta sarebbe stato inconcepibile, che si abiti su uno stesso pianerottolo e non ci si conosca e non si abbia la gioia, la fiducia di aprire la porta e dire: buongiorno, come stai? Come va? Tutti sempre più chiusi. Una società improntata, quella che il Papa chiama la tristezza individualista. È terribile questa tristezza. L'indulgenza, se noi la accogliamo,
aprendoci agli altri. Quindi è una cosa da fare, non basta quello che abbiamo fatto qui dentro la Chiesa, ci siamo confessati, abbiamo detto le preghiere secondo quello che la liturgia ci indica. Bisogna che adesso, usciti di Chiesa, noi facciamo questo sforzo di gettare ponti verso gli altri. Tra casa e casa riceveremo l'indulgenza nel suo splendore nella misura in cui facciamo questo. E poi lo sguardo si amplia, la casa che è la casa della Chiesa, tutta quanta la Chiesa universale, che deve essere sempre più casa felice, perché unita Gesù nell'ultima sua preghiera, prega per questo, e cioè dice quello che gli sta a cuore, ciò per cui va a morire e dunque anche ciò per cui ci dà la sua indulgenza e il suo perdono, questo perdono di Assisi. Dice: Padre, che siano uno, una Chiesa dunque in cui ci vogliamo tanto bene a tutti i livelli, che pur essendo diversi, pur avendo le nostre idee quando sono legittime, quando sono compatibili con la fede, però sempre una grande comunione. Per questo ci viene richiesto, per ricevere l'indulgenza, che preghiamo per il Papa, il Vicario di Cristo, perché questa preghiera per il Papa da sostenere sempre. Il Papa ce lo chiede: pregate per me, non vi dimenticate di pregare per me. Da sostenere sempre, da comprendere sempre, da tenere sempre dentro il nostro cuore e mai, mai avendo nei suoi confronti espressioni di giudizio, espressioni di distanza. Questo non appartiene alla logica del Vangelo. Quando qualche cosa ci apparisse meno comprensibile, c'è quello che dobbiamo fare: andare da Gesù e parlargliene, come sempre, ogni volta che dobbiamo dire qualcosa ai nostri fratelli. Andare da Gesù, è Lui che è il custode della nostra unità. E questa unità della Chiesa, ce lo dice il Concilio, è fatta per l'unità del mondo. La nostra preghiera diocesana parla del sogno di Dio per l'unità della Chiesa e del mondo, quanto è urgente in un mondo che sta sotto i nostri occhi come un mondo frantumato, lacerato da guerre così insane e così incomprensibili. L'indulgenza vuole essere il contributo della Chiesa e vuole essere la grazia che il Signore ci dà perché il mondo sia un mondo di pace. Ma non vi pare, fratelli e sorelle, una cosa bellissima? Viviamola fino in fondo. Qui, in questa chiesetta, c'è un mistero. Sta a noi prenderlo tutto intero, farlo entrare nel nostro cuore e custodirlo e farlo fiorire. Il sindaco di Assisi, dottoressa Stefania Proietti,
unitamente ai rappresentanti delle autorità civili della città, offrirà un cofanetto contenente incenso per le celebrazioni liturgiche della Basilica. L'incenso da sempre porta in sé il significato della preghiera, dell'offerta a Dio della propria vita. Recita il Salmo 141, come profumo d'incenso salga a te la mia preghiera. Questo gesto dice l'affidamento della città e della diocesi di Assisi alla preziosa intercessione del nostro padre San Francesco e della sua madre Poverella, che qui, in questo luogo benedetto, ne hanno fatto uno specialissimo spazio di grazia. Chiediamo a Francesco, Alter Christus, angelo della pace e fratello di ogni uomo, di continuare incessantemente a benedire questa terra, perché ogni uomo, in qualsiasi condizione si trovi, possa sentirsi amato dall'unico e sommo bene, l'amore misericordioso di Dio. Thank you.
L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre d'ogni bontà, tu umile serva, hai meritato d'essere regina degli angeli e dei santi. Alleluia. Uniti nella preghiera di lode, rendiamo grazie a Dio che ha voluto Maria amata e venerata da tutte le generazioni. Diciamo con fiducia: Maria piena di grazia, interceda per noi. Tu che hai costituito Maria madre di misericordia, fa che sperimentiamo in mezzo ai pericoli la sua bontà materna. Maria piena di grazia, interceda per noi. Hai voluto Maria madre di famiglia nella casa di Nazareth. Fa che tutte le mamme custodiscano la santità e l'amore. Maria piena di grazia, interceda per noi. Hai reso forte Maria ai piedi della croce e l'hai colmata di gioia nella risurrezione del tuo figlio. Sostienici fra le prove della vita e rafforzaci nella speranza. Maria, piena di grazia, interceda per noi. In Maria, attenta alla tua parola e serva fedele della tua volontà, ci mostri il modello e l'immagine della Santa Chiesa. Per sua intercessione, rendici veri discepoli del Cristo tuo figlio. Maria, hai incoronato Maria Regina del Cielo. Fa che i nostri fratelli defunti godano la felicità eterna nell'Assemblea dei Santi. Maria, piena di grazia, interceda per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci
Guarda, Signore, il tuo popolo riunito nel ricordo della Beata Vergine Maria, Regina degli Angeli, e fa che per sua intercessione possa partecipare alla pienezza della tua grazia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Oremus pro pontifice nostro Francisco. Dominus conserve te et vivifice Deum, et beatum pacia Deum in terra, et non trada Deum in anima di invocare la benedizione su tutti quanti voi, cari fratelli e sorelle, permettetemi qualche espressione di gratitudine intanto a tutti quanti voi per questa bella testimonianza di fede, ma in modo particolare alla nostra comunità diocesana, alla nostra diocesi, alla nostra città di Assisi. Questa mattina siamo stati in qualche modo i primi a venire con un pellegrinaggio all'alba, e adesso ci ritroviamo ancora qui, ecco, dando il segno di quanto questa nostra comunità sia grata al Signore per il dono che ha ricevuto per Francesco, per Chiara e per tanti santi che si sono plasmati, formati sulle loro orme fino all'ultimo che sarà prossimamente canonizzato, il beato Carlo Acutis. È una storia di grazia quella della nostra città e della nostra comunità diocesana. È bello che la sentiamo e la esprimiamo con tanto entusiasmo. E vorrei dire una parola di gratitudine anche per tutta la comunità dei frati. Ogni giorno qui scorre a torrenti la grazia e passa per le loro mani. Per le vostre celebrazioni, cari fratelli, per la vostra predicazione, per le vostre confessioni, è una cosa tanto bella. Ecco, desidero dirvi grazie a nome della nostra Chiesa particolare e della Chiesa universale. Ecco, la dico al Ministro Provinciale, la dico al Ministro Generale che è qui presente. Ecco, sono davvero tanto felice della testimonianza che diamo. Grazie e coraggio, perché qui c'è tanta grazia che il Signore vuole dare all'umanità. Grazie poi anche al confratello vescovo che domani, ecco, celebrerà, il signor Mauro, che celebrerà alle 11 e io sarò tanto volentieri accanto a lui. È una cosa bella che questa Chiesa abbia orizzonti universali e su questi orizzonti universali invochiamo la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. E vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.